Ok, iniziamo. Gambe divaricate, scendo frontalmente. Appoggio le mani a terra, gambe distese e respiro. Testa giù e mi rilasso sulla posizione. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ancora pochi secondi e siamo a 3, 2, 1. Con un gioco tallone punta rientro con le gambe, piego le ginocchia, risalgo ed estendo le braccia in alto, quindi dita delle mani incrociate, schiena ben allungata e respiro. Inspiro, butto fuori, dentro, fuori, ancora e siamo a 3, 2, 1, gambe molto divaricate, scendo frontalmente, mani a terra, da qui mi sposto sulla caviglia destra o sinistra, l'abbraccio con entrambe le mani e respiro, gambe tese, busto allineato con la gamba e respiro. Ancora pochi secondi e siamo a 3, 2, 1, unisco i piedi come prima e risalgo. Ancora distensione delle braccia verso l'alto, spalle basse e respiro. Respiro profondamente, 10 secondi, ancora 3, 2, 1, come prima, gambe molto divaricate, scendo, mani sull'altra caviglia, busto allineato alla gamba e anche qui respiro sulla posizione. Inspiro, espiro, dentro, fuori, ancora 3, 2, 1, unisco nuovamente i piedi, piego le ginocchia, risalgo, ora incrocio le dita dietro la schiena, distendo bene le braccia, apro bene il petto, e respiro, quindi non è questo, ma è questo, petto molto aperto, ancora 3, 2, 1, ok, lascio, ora incrocio una gamba sull'altra, da qui scendo frontalmente, ora piego il ginocchio della gamba in avanti, il tallone della gamba dietro rimane ben appoggiato e la gamba è tesa. Da qui respiro, abbandono la testa e resto in posizione. Ancora 3, 2, 1, ok, risalgo. Ora la gamba che era dietro passa in avanti, incrocio, scendo, da qui il ginocchio della gamba in avanti un pochino piegato, la gamba dietro sempre tesa e resto qui. Non sollevo il tallone della gamba dietro, ma lo tengo ben appoggiato. Testa giù e respiro. E siamo a 3. 2, 1, ok, da qui unisco i piedi, risalgo, ora gambe molto divaricate, scendo frontalmente, mani a terra e schiena dritta, quindi assumo questa posizione, la schiena è dritta, posso appoggiare sia tutto il palmo della mano ma anche solo le punte, quindi non è questo ma è questo. Gambe tese, sto qui e siamo a 3, 2,
1, scendo in quadrupedia, da qui una gamba in avanti, appena appoggiata a terra, l'altra si stende dietro. Posso rimanere in questa posizione con le mani ai lati del ginocchio, oppure posso provare a scendere in questo modo. La posizione massima è appoggiare la fronte. Quindi scelgo una delle tre varianti e respiro. 3, 2, 1, ok, punto il piede dietro, piccola spinta e cambio. Come prima, rimango sulle mani, appoggio gli avambracci oppure appoggio addirittura la fronte a terra. E respiro. Secondi. E siamo a 3, 2, 1, punto il piede dietro, risalgo, da qui ginocchia vicine e mi siedo sui talloni, completamente appoggio la fronte a terra, le mani ai lati dei piedi, abbandono il petto sulle cosce e respiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora 3, 2, 1, mani a terra, risalgo lentamente, da qui afferro la parte posteriore del capo e faccio una leggera flessione laterale. Posso distendere bene l'altro braccio e respiro in questa posizione. La spalla è depressa e respiro. 3, 2, 1, lentamente cambio lato, distendo bene il braccio, piccola flessione laterale senza esagerare. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ancora 3, 2, 1, ok, piano piano torno. Ora in piedi, da questa posizione, inspiro in arco, espiro in curvo, espiro in arco, espiro in curvo. In arco bene, bacino che spinge in avanti, butto fuori, ancora e fuori, dentro, fuori, facciamo l'ultimo, fuori. Ok, benissimo, e il tuo allenamento di stretching è terminato. Noi ci vediamo nel prossimo video. Not to try.